Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. È finito anche questo Stregathon, la maratona letteraria dei 12 candidati al premio Strega. Nel caso non lo sappiate, siate capitati qui casualmente, ciao a tutti, intanto io sono Chiara e in questa playlist dedicata allo Strega ho deciso di leggere e quindi recensire tutta la dozzina dei candidati al premio Strega 2023. Un premio che fa molto scalpore, fa molto parlare di sé per svariate ragioni, non sempre le migliori. Quest'anno mi sono voluta gettare, così come ho fatto l'anno scorso, nella lettura di tutti i 12 candidati per cercare di farmi un po' una mia impressione. Questo è l'ultimo video, trovate qui infatti la recensione degli ultimi due romanzi che ho letto, che erano candidati allo Strega. In particolar modo parleremo di Come d'aria di Ada D'Adamo e di La Sibilla, vita di Joyce Lussu di Silvia Ballestra. Non mi voglio perdere troppo in ciance inutili, quindi direi di partire subito con le recensioni, che saranno alquanto brevi perché sinceramente non ho da dirvi poi così tanto. Partiamo con il romanzo di Ada D'Adamo, Come d'aria. Allora, romanzo brevissimo, edito dalla casa editrice Elliot, quindi rientra fra le case editrici indipendenti. Sapete che ci deve finire almeno in cinquina un romanzo edito da una casa editrice medio-piccola, quindi questo è uno dei papabili. Di che parla? È un romanzo autobiografico scritto da Ada D'Adamo, autrice scomparsa prematuramente, recentissimamente, subito dopo la candidatura del suo romanzo nella dozzina. Nonostante questo, come dal regolamento, il romanzo rimane ancora in lizza per la vittoria. Un romanzo, come vi dicevo, molto breve, siamo sotto le 200 pagine, mi sembra fra le 150 poco più, ed è un romanzo autobiografico. Ada D'Adamo ci parla della sua esperienza con la malattia. L'autrice ha avuto una duplice esperienza con la malattia. Prima la malattia l'ha vissuta in qualità di madre. Lei infatti ha dato alla luce una figlia con una rara condizione genetica, con una rara malattia genetica ereditaria che non era stata diagnosticata prima della nascita, quindi lei ha partorito con l'idea di mettere al mondo una figlia sana. Soltanto dopo il parto è venuta a conoscenza della malattia rarissima che questa figlia aveva, una malattia che le ha condizionato e che le condiziona ancora oggi tutta la vita. La figlia adesso è adolescente e Ada D'Adamo parla anche della crescita personale, della maturazione, non soltanto sua, ma anche della figlia. Una figlia che quindi cambia, il cui corpo cambia, ma la cui mente rimane profondamente una mente infantile, ancorata alla malattia, che ha delle ripercussioni non soltanto sul fisico, ma anche e soprattutto sul lato psicologico e cognitivo. Quindi una prima parte dedicata alla difficoltà del vivere la malattia sugli altri, in qualità anche di caregiver, perché Ada D'Adamo si è sobbarcata insieme al marito anche la pesantezza di dover portare avanti una figlia con una condizione di salute così grave, una figlia che necessita di cure continue, anche il senso di colpa in qualità di madre che in qualche modo teme di aver peccato in qualche caso, di non aver fatto abbastanza per la figlia, di non aver carpito i momenti, essendo anche la figlia limitata dal punto di vista linguistico, quindi non potendo comunicare con il linguaggio verbale. Ada D'Adamo spesso si è chiesta se lei fosse stata una madre in grado di adempiere ai bisogni che la figlia richiedeva. Insomma, il discorso sulla relazione caregiver, in questo caso madre, ma di qualsiasi caregiver nei confronti del malato, è affrontato con ampio respiro, e in questo caso la malattia viene affrontata in maniera molto delicata, ma senza pietismi o patetismi, cioè non c'è la retorica della guerra, della battaglia, del viaggio duro e crudo, del dover vivere nonostante tutto. Insomma, Ada D'Adamo parla anche dei momenti di sofferenza, dei momenti di rabbia nei confronti di questa figlia, quando la figlia era piccola e piangeva, lei non capiva il perché e l'avrebbe voluta sbattere contro il muro, momenti di violenza, momenti di frustrazione, momenti di stanchezza che ci sono in qualsiasi rapporto materno, in un rapporto di crescita con un infante. Immaginatevi se questo bambino soffre di una malattia che non è in grado di comunicare, che ha un disagio, soffre di un disagio che non riesce a dire a parole, disagio che poi cresce anche con la crescita della figlia. Ecco, questa è la malattia che Ada D'Adamo vive in qualità di appunto
persona che si prende cura della malata, ma poi c'è la seconda diagnosi che viene data proprio a lei. Ad Adamo scopre di avere un tumore in una fase molto acuta, un tumore che sarà poi terminale, che la porterà purtroppo alla morte. E anche qui, diciamo, la malattia viene vissuta, se da un lato in maniera simile, dall'altro in maniera completamente diversa. Quindi da un lato la malattia in qualità di colui che deve supportare e anche in qualche modo sopportare il malato, e dall'altro lato diventare la malata, però restando profondamente una caregiver, perché lei non perde il suo dover essere madre e prendersi cura di una figlia malata. Ecco, il lato che ho apprezzato di più di questa storia è il lato sicuramente emotivo, e che sfugge una retorica pietista, patetistica. Non vuole in alcun modo calcare la mano sul lato struggente e voyeuristico del fatto. C'è molta sincerità da parte di Adamo. Vi ripeto, secondo me le parti più interessanti sono le parti più scomode, quelle che riguardano il lato disgustoso della malattia, il lato scomodo della malattia, il dover alzarsi presto, il dover aiutare l'altro sempre e comunque, il doversi mettere da parte, il dover dimenticare se stessi, la frustrazione, la rabbia, l'insensatezza della malattia, l'insensatezza della diagnosi, sia quella della figlia sia la propria. Insomma, i lati più scomodi della malattia, il decadimento del corpo. È un romanzo che parla molto di corpo, di deformità corporea, e quindi questo aspetto così sincero, così reale, così forte mi è arrivato e l'ho apprezzato molto. Devo dire che in generale, a livello di scrittura, non mi ha fatto brillare gli occhi. Penso che se Adamo avesse trattato un altro tema, non poi così forte nel suo vissuto personale, forse il romanzo mi sarebbe piaciuto di meno. Questo per dire che a livello proprio letterario, di qualità letteraria, il testo non mi ha fatto gridare al capolavoro. Per questo motivo lo reputo un romanzo che sono contenta di avere letto, proprio per il tema, perché mi ha permesso sicuramente di entrare un pochino di più in relazione con argomenti a me molto cari, che in qualche modo vivo nella mia quotidianità, soprattutto nel mio lavoro. Però letterariamente non penso possa essere un romanzo degno di vincere il premio Strega, quindi dovesse finire in cinquina ne sarei mediamente contenta, ma non è sicuramente uno dei miei preferiti. Passiamo ora invece all'altro romanzo sul quale ho pochissimo da dirvi, infatti non è nemmeno un romanzo, ed è La Sibilla, vita di Joyce Lussu, di Silvia Ballestra. Allora, di questo davvero poco da dire, perché in realtà mi ha delusa, perché quando mi avvicino a un'opera che è candidata a Premio Strega, mi aspetto innanzitutto un'opera di narrativa, un romanzo. Poi possiamo fare tutte le parentesi che vogliamo sul fatto che è un romanzo contemporaneo, ci sono molti tentativi di in qualche modo disossarlo e creare un qualcosa di narrativamente diverso rispetto al canone romanzesco un po' dei fine 800, primi del 900. C'è chi dice che nella critica contemporanea il romanzo vero, nudo e crudo non esiste più, la purità del romanzo deve essere, insomma, potremmo aprire delle parentesi enormi, però diciamo tendenzialmente il premio Strega dovrebbe rendere vittorioso l'opera più importante della narrativa. Ecco, questo non è un libro di narrativa, questo è un saggio. Una biografia, ma che più biografia, io definirei proprio saggio biografia, ed è la vita di Joyce Lussu. Chi è stata Joyce Lussu? È stata una figura storica che io, ammetto nella mia totale ignoranza, non conoscevo. Quindi, se devo trovare un grande pregio in questo libro, è che mi ha permesso di conoscere questa figura letteraria. È stata una donna che sarebbe impossibile raggruppare in pochi aggettivi, con pochi termini. Scrittrice, traduttrice, poetessa, partigiana, politica. Non so, mi vengono in mente tante tante cose, ribelle, femminista, e l'ultimo, e lo voglio dire proprio per ultimo, compagna di Emilio Lussu, che ahimè è stata un'ombra, perché Emilio Lussu è stato un grandissimo politico
italiano fondatore di Giustizia e Libertà, che ha forse inconsciamente, chiaramente non volutamente, messo in ombra questa figura femminile che in realtà ha fatto un po' la nostra storia. Ha fatto soprattutto la nostra storia durante la Seconda Guerra Mondiale per quello che è stato il suo fortissimo attivismo e poi con la proclamazione della democrazia, della Repubblica, anche tutto il lavoro politico che lei ha fatto dopo e anche il lavoro letterario, perché come dicevo è stata anche una scrittrice, una saggista, una poeta, una traduttrice. Ecco, tutto questo viene raccontato in questo saggio, un saggio che potremmo dire si divide proprio in due parti, la prima parte dedicata alla vita che Joyce Lusso ha fatto conoscendo il compagno, quindi questo amore unito, soprattutto questi due animi uniti dalla forza, dalla volontà di lottare contro il fascismo, quindi dalla politica, dall'idea di giustizia e libertà, quindi l'idea democratica. E poi la seconda parte invece dedicata al post-guerra e a tutto l'aspetto più del lavoro anche letterario, in qualità di traduttrice, saggista, tutte le cose che vi ho detto prima, e anche in qualità di donna che ha portato avanti il movimento femminista. Tutte cose bellissime, ma che sinceramente mi interessavano. Forse avrei preferito conoscere questa figura attraverso altri canali, cioè non fosse stato per il premio Strega non avrei mai letto un libro del genere, perché non era di mio interesse, è proprio un saggio e che quindi affronta la questione in maniera estremamente dettagliata, non c'è niente di romanzesco, sapete che ci sono anche delle biografie che hanno un taglio abbastanza romanzato, abbastanza narrativo, si può parlare quasi di commistione fra la fiction e il romanzo. In questo caso parliamo di un saggio nudo e crudo, di una biografia che ha anche quasi un rigore accademico, che può interessare a chi è realmente interessato a questa figura storica, a chi magari già la conosceva. Non c'è il piglio narrativo in alcun modo, non c'è una prosa che può in qualche modo, diciamo, destare la voglia di leggere altro di Silvia Ballestra, ma non perché Silvia Ballestra scriva male, ma perché questo è un titolo che appartiene a un determinato genere narrativo, che è quello della saggistica. Quindi non capisco sinceramente come questo titolo sia potuto rientrare all'interno del premio Strega. Io per questo l'ho trovato estremamente deludente, perché forse mi aspettavo qualcosa di molto più romanzato, ho sbagliato probabilmente io, ma ripeto, se viene presentato fra i candidati del premio Strega, che è il premio per il romanzo dell'anno, diciamo così, passatemi un po' questo termine raffazzonato, ecco, non capisco perché questo sia finito lì. L'unica nota positiva per farvi capire è che intanto l'ho trovato molto pesante, perché ripeto, non era di mio interesse leggere nel dettaglio di questa figura storica che non conoscevo, però per farvi capire mi ha semplicemente convinta a leggere qualcosa dell'autrice, questo sì, cioè in me ha smosso più che la questione politica, la questione della guerra, di tutte le vicissitudini che lei passa, mi ha interessato sapere che lei è stata una scrittrice, quindi ci sono anche delle citazioni, dei commenti, dei brevi paragrafi di sue opere, e quindi queste le vorrei sicuramente recuperare, perché è mio interesse recuperare il più possibile le scrittrici della prima e seconda metà del Novecento. Però vi dovessi dire, non siete interessati alla politica, alla storia del secondo Novecento italiano e in particolar modo alla storia di Giustizia e Libertà? Ecco, se volete conoscere questa donna, che comunque è una donna storicamente importante, lo potete fare anche in altre maniere, a mio avviso, altrimenti questo rischia di essere una roba un po' pallosetta. Io, se conoscete Joyce Lusso e volete candidamente consigliarmi dei suoi romanzi, delle sue opere, fatelo volentieri, perché sicuramente ho intenzione di leggere, però voglio leggere lei, non voglio leggere qualcosa su di lei, perché appunto non era di mio interesse semplicemente, quindi sarei molto stupita di vedere nella cinquina finale questo titolo, perché ripeto, secondo me non c'entra proprio niente con il premio Strega. Bene, concludo qui questa playlist dedicata alla Dozzina, questo Strega 2023. Mercoledì 7 giugno ci sarà la nomina dei 5 candidati, quindi della finale. Magari seguitemi su Instagram, vi lascio qua sotto, perché commenteremo insieme chi saranno i 5 candidati. Io devo dirvi i miei, perché ormai abbiamo finito. Io spero vincitore Canobbio, La Traversata Notturna. Questa è la mia cinquina, quello che io vorrei vedere, ma so che non sarà così, quindi premetto già, so che non sarà. Ma io vincitore vorrei Canobbio con La Traversata Notturna, e altri quattro che mi farebbe molto piacere vedere sono Ija Bascego,
con Cassandra Mogadiscio, Il continente bianco di Andrea Tarabbia, Dove non mi hai portato di Maria Grazia Calandrone e poi Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi. Questa sarebbe la mia cinquina dei sogni, dubito che ce la farò. Ci ho messo pure Griffi, che sarebbe l'editore medio piccolo. Io spero bene. Fatemi sapere se avete letto La Dozzina, quali dei libri della Dozzina di questo Strega 2023 avete letto e qual è la vostra cinquina, in chi sperate, e fatemi sapere se seguirete insieme a me la live di mercoledì 7, ancora in realtà non so l'orario, ma ci aggiorneremo magari su Instagram per scoprire i 5 finalissimi. Io come sempre vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!